l'assessore dottor Eugenio Mazzocato per un saluto ai nostri neodottori. L'assessore è l'assessore alla pubblica istruzione e alla formazione professionale che gentilmente appunto ci darà il saluto anche della provincia. Grazie innanzitutto alla professoressa Viglio per l'invito e ovviamente estendo anche i ringraziamenti al rettore, al professor Cararo. Oggi sono qui per portare i saluti miei personali di tutta l'amministrazione provinciale di Treviso, in particolar modo da parte del nostro presidente Leonardo Muraro, che per altri impegni purtroppo non può essere qui presente oggi. Veniamo come provincia molto volentieri a queste manifestazioni, a questi bellissimi eventi, proprio per testimoniare anche la vicinanza della provincia verso il mondo della formazione, il mondo della scuola. Treviso ha una grande tradizione, in particolar modo per quanto riguarda la formazione. Da anni abbiamo anche noi i nostri centri di formazione gestiti direttamente dalla provincia e quindi l'investimento che la provincia stessa fa nel mondo della formazione, nel mondo dei giovani, è molto cospicuo, sia per la formazione sia per quanto riguarda l'edilizia scolastica, che rappresenta una delle voci più consistenti all'interno del nostro bilancio provinciale. Ma oggi siamo qui anche, sono qui proprio per ringraziare e per augurare a tutti i neolaureandi così una immediata possibilità per quanto riguarda coloro che affronteranno il mondo del lavoro, visto le difficoltà che ci sono, e soprattutto anche un augurio di buon proseguimento per coloro che decideranno di rimanere ancora nel mondo della scuola e della formazione, perché come sapete la formazione è continua, non si finisce mai di imparare. Colgo quindi l'occasione per ringraziare Ca' Foscari per quello che sta dando alla nostra città, alla nostra provincia di Treviso, per le forti interazioni anche con il mondo imprenditoriale, con le altre associazioni datoriali del territorio. Proprio perché grazie a questi contatti, a queste interazioni, a questi collegamenti con il mondo vivo dell'imprenditoria, anche del mondo della scuola stessa, permette all'università anche di sviluppare quegli indirizzi, come oggi siamo qui per consegnare appunto attestazioni di laurea, quegli indirizzi che sono adatti, sono giusti, sono quelli che ci si augura, ma vista l'esperienza ci sono anche già il pregresso, possono dare quel giusto sviluppo, quel giusto impulso al tessuto trevigiano e soprattutto grandi opportunità a voi ragazzi che oggi terminate, chi terminerà e chi proseguirà nello studio. Quindi un grazie veramente di cuore a Ca' Foscari, un grazie di cuore a Cassamarca, Fondazione Cassamarca e a tutti coloro che hanno reso possibile una giornata come questa, ma soprattutto anche il vostro percorso di studio. Infine un ringraziamento va alle vostre famiglie che in questi anni hanno investito su di voi e quindi io confido, spero, che voi possiate ritornare alle vostre famiglie quella giusta gratifica che si aspettano. Buona fortuna a tutti voi e grazie. Grazie, grazie assessore per i saluti e gli auguri.